Buonasera e bentornati a Talk Sicilia, il programma di approfondimento realizzato da Blog Sicilia in collaborazione con Video Regione, il canale 14 del Digitale Terrestre. Siamo in prossimità della data del 30 giugno 2023. Come sempre, per chi vive in Sicilia, per chi ama la Sicilia, per chi non vuole dimenticare la storia della Sicilia, il calendario laico della nostra terra è pieno di eventi che comunque hanno segnato in noir la storia del nostro territorio. Il 30 giugno del 1963, infatti, a Ciaculli un'autobomba esplodeva e causava la morte di 7 funzionari dello Stato. Per raccontare questa storia, la strage dimenticata di Ciaculli, oggi abbiamo nuovamente ospite Carmine Mancuso, presidente dell'Associazione delle Vittime Dimenticate di Mafia. Bentornato Carmine, è Grazie. inutile che ci diamo del lei perché è la quarta volta che partecipi Vabbè. a Talk Sicilia, ormai sei quasi un ospite E poi ci fisso, conosciamo da tanto tempo. un editorialista. Perché la strage di Ciaculli è stata dimenticata, Carmine? E soprattutto ci racconti la dinamica di quello che accadde 60 Allora, anni fa. dobbiamo premettere che la lunga scia di sangue che percorre come un filo rosso la storia d'Italia, soprattutto dell'Italia repubblicana, è costellata di stragi, delitti, soprusi, sopraffazioni, ed è una storia purtroppo collegata con la mafia. E la prima strage di Stato, quando ancora la Repubblica era da nascere, era ancora in embrione, perché la Repubblica, ricordiamo, è nata il 2 giugno del 48, quindi siamo nel 47, 1 maggio 47, la prima strage di Stato fu la strage di Portella di Ginestra. Portella di Ginestra si ricorda molto perché fu una strage, sì, ad opera, si può dire, del bandito Giuliano, ma di tantissimi altri, perché Giuliano era fra i tanti dei presenti in quella strage. C'erano forze di tutti i livelli, neofascisti, forze, servizi segreti italiani, americani, ma era una strage che aveva una connotazione politica ben marcata. Si voleva attaccare il movimento contadino e quindi anche la sinistra storica di socialisti e comunisti. Eravamo alla vigilia delle elezioni politiche, quindi probabilmente era anche un momento per mettere pressione al fronte del Perfetto. popolo. Quindi una strage, diciamo, criminale, ma prettamente di marca politica. Il cervello della strage era politico. Quella di Ciaculli, invece, è una strage che si può dire per certi versi anomala, perché è una strage che ha una connotazione esclusivamente mafiosa, che poi determinò il potere, anche il potere politico successivo, ma la matrice è esclusivamente mafiosa. E si dice anche strage dimenticate, perché nel contesto delle stragi, quelle più note, purtroppo ahimè, Via D'Amelio e prima ancora Capaci, si ripetono e si ricordano ogni piè sospinto, tutti i giorni quasi, insomma, ed è giusto che sia, ripeto, sia così. Si parla sempre, insomma, di due o tre vittime illustri, ma questa di Ciaculli è stata completamente posta nel dimenticatoio perché fu Ma una cosa strage. succede quel giorno a Ciaculli? Esatto. Allora, Raccontaci un po' la dinamica di quell'episodio. anzitutto fu una strage che coinvolse, diciamo, tutte le forze istituzionali presenti sul territorio che combattevano la mafia nel suo insieme, perché furono colpiti sette uomini servitori dello Stato, tra cui quattro carabinieri, un maresciallo della pubblica sicurezza, allora si chiamava così, e due membri dell'esercito italiano. Quindi l'esercito per la prima volta veniva Ma come colpito. mai c'era questa task force su quell'obiettivo? Arriviamo. E la strage va inquadrata nel contesto storico in cui si svolse. Allora, diciamo che nel 1962 muore improvvisamente Lucky Luciano. Chi è Lucky Luciano? Lucky Luciano è il capo della mafia italo-americana che aveva favorito lo sbarco degli alleati e quindi aveva dato luogo eventualmente ai mafiosi di tornare ad essere Aveva avuto come sostanzialmente una delega in bianco per mettere i suoi uomini al comando delle amministrazioni locali. Esattamente, perfettamente. E quindi Lucky Luciano dominava, insomma, il contesto mafioso. Nel momento in cui muore Lucky Luciano, e diciamo il processo storico, insomma, avanza, non c'è più la mafia del feudo. La mafia incomincia a diventare cittadina, si urbanizza, ci sono nuovi commerci, il mercato ortofrutticolo addirittura, insomma, ci provocò tante belle morti attraverso, insomma, lo scontro tra cosche mafiose per guadagnarsi, insomma, come si suol dire, l'egemonia dentro il mercato, viene spostato dalla noce all'acqua santo dove è adesso. Da qua vediamo la regia ha mandato in onda una ricostruzione di quell'episodio del 30 giugno, E quindi i 7 servitori dello Stato di cui parlavi. tutte queste forze mafiose che erano rappresentate da una parte la mafia cosiddetta di Palermo Est, quindi i Greco di Ciaculli con Totò Greco Cicchitteddu che era il capostipite e tutti i suoi alleati che erano i Badalamenti, i Bontate, i Corleonesi, Buscetta e compagnia cantante, e poi dall'altra parte si opponevano
due ex disperati, due carbonai morti di fame, i fratelli La Barbera, che improvvisamente se assurgono nel gota mafioso a son di mira e di lupara, si fanno strada, addirittura avevano un esercito di 250 armati e incominciano a fronteggiare dal punto di vista degli interessi. Poi c'è anche Michele Cavataio in questo... Michele Cavataio sta in mezzo, ora ne parliamo subito. Quindi cominciano a fare affari con i Greco. È chiaro che i rapporti non erano idilliaci, erano rapporti di affari e quindi insomma, si guardavano anche in cagnesco, però collaboravano. Nel momento in cui muore Lachio Luciano e quindi c'è liberi tutti, non c'è più l'uomo d'ordine che teneva in pugno tutti quanti, succede che a un chiarimento ulteriore per quanto riguarda il business da coprire nei vari quartieri di Palermo, si scontra la fazione dei Greco con quelli della Barbera. Arrivano a un chiarimento che poi non diventa chiarimento ma diventa insomma, una dichiarazione di guerra, laddove Salvatore Greco, fratello di Cicchitteddu, dà uno schiaffone a Salvatore La Barbera. Da quel momento in poi incominciano gli omicidi da una parte e dall'altra, incomincia il Giulietto Arcetolo, incomincia la prima guerra di mafia, che cosa passò diciamo, la storia. La strage di Ciaculli è un episodio, cioè una Giulietta viene fatta esplodere nei terreni di Salvatore Greco, ma non è la prima Giulietta, perché qualche mese prima era stato ucciso il boss Cesare Manzella con una Giulietta Arcetolo. Guerra... È anche un altro episodio, era il periodo delle autobomba. Perfettamente. La guerra comincia quindi ufficialmente con la morte di Lachio Luciano, quindi c'è questo vuoto di potere. Queste due fazioni che si scontrano per motivi di interesse, perché c'era pure in quel momento il commercio della droga che stava facendo diventare la mafia fortissima dal punto di vista economico, e quindi il fatto che queste due fazioni arrivano alla guerra dichiarata, incominciano a usare soltanto la lupara, il mitra e le famose Giulietta al cetolo, cioè la macchina più rappresentativa in quel momento storico era la Giulietta. La Giulietta veniva caricata di cetolo, veniva portata sotto casa dell'uno o dell'altro e si faceva esplodere. Quando esplode quella di Ciaculli, cosiddetta di Ciaculli, che viene abbandonata da un gruppo di mafiosi che andavano a fare un attentato a casa di Salvatore Greco, di Salvatore Greco, detto Cicchitteddu, che succede? Che a luna di notte era esplosa già un'altra Giulietta a Villa Abate, sotto casa di un tal Di Pere, che era un mafioso, che era capomafia di Villa Abate, e che aveva provocato la morte di due persone. Uno era il garagista della palazzina dove abitava Di Peri, e l'altro un ignaro passante che era un fornaio, si stava recando al lavoro. Quindi all'una di notte esplode questa macchina. Verso le 11 del mattino una telefonata anonima avvisa la stazione dei carabinieri di Roccella che c'è una Giulietta nel fondo Sirena, quindi tra Villa Abate e Ciaculli, abbandonata con gli sportelli aperti, una ruota posteriore forata e con all'interno una bombola del gas che fungeva da ordigno esplosivo. Ci vanno i carabinieri dalla stazione locale, arriva il tenente Malausa, che era l'ufficiale in quel momento più in gamba, più preparato per quanto riguarda la lotta alla mafia, arriva un grande esperto della squadra mobile, il maresciallo Silvio Corrao, si rendono conto che questo ordigno è pericoloso perché potrebbe scoppiare da un momento all'altro, e quindi fanno intervenire un maresciallo artificiere dell'esercito accompagnato da un militare. Quando disinnescono questa bomba e vanno per aprire il cofano, improvvisamente insomma, nel cofano c'era un altro ordigno, e quindi la Giulietta salta in aria. Saltando in aria, questi umili servitori dello Stato vengono dilaniati, e a questo punto insomma, molti rimangono feriti, succede che finalmente lo Stato si sveglia, e svegliandosi lo Stato inizia anzitutto c'è una forte repressione nei confronti dei mafiosi. E la squadra mobile e i carabinieri fanno un rapporto di denuncia per quanto riguarda insomma, le cose che mafiosi che si conoscevano a menadito, perché il tenente Malausa aveva fatto già gli elenchi. C'era un rapporto, Malausa importante. Che poi il giornale Allora pubblicherà un anno dopo, e nasce in quel contesto storico la prima commissione antimafia. E nel momento in cui c'è questa forte reazione, succede che si pente la moglie di un boss, Serafina Battaglia, era la moglie di Stefano Leale, che era un boss mafioso, il quale era stato ucciso, e Serafina Battaglia, da donna di mafia, era rimasta piuttosto, tutto sommato, certo, addolorata, ma aveva subito il colpo perché per quanto riguarda il marito era stato un infortunio sul lavoro. Nel momento in cui gli uccidono pure il figlio, e i responsabili sono i Rime di Alcamo, quindi una grossa cosca mafiosa collegata con i palermitani e con i Greco, e Serafina Battaglia esplode, diventa indomabile, incontenibile, il dolore, la strazia, perché il figlio addirittura era un figlio adottivo che le amava più di un figlio naturale, e viene a casa mia a cercare di mio padre. E mio padre in quel momento era uno di punta. Per chi ci segue, è quasi inutile ricordarlo, tu sei il figlio di Lenin Mancuso, sì.
il braccio destro del giudice Terranova. Tuo papà morirà nell'attentato contro il giudice Terranova. Il 25 settembre del 79. La battaglia chiede a mio padre di essere accompagnata e di essere presentata al giudice Terranova, che conosceva per fama. Infatti una famosa intervista, la battaglia dice: io non ho fiducia nella giustizia, ho fiducia in un uomo solo, nel giudice Terranova, persona più onesta che possa conoscere. Nel momento in cui Serafina Battaglia viene presentata a Terranova, incominciano loro due a collaborare nelle indagini e istruiscono il primo grande processo sulla mafia, che è un processo, insomma, che mette a nudo tutte quelle che erano, insomma, le collaborazioni. Tra l'altro, perdoni se ti interrompo, noi dobbiamo guardare quell'episodio storico con la lente focalizzata su che cosa erano gli anni 60, perché non c'era una piena consapevolezza del fenomeno mafioso, anzi si tentava di sminuire diciamo anche la vulgata popolare, che la mafia non esisteva, era semplicemente un'invenzione dei comunisti contro il regime insomma, contro l'apparato di potere burocratico amministrativo, che era governato quasi sempre dal pentapartito e dalla Democrazia Cristiana, in particolare in Sicilia. Perfetto. Quindi diciamo è giusto valutare i fatti dell'epoca rispetto alla conoscenza che si aveva del fenomeno storico. Ci arriviamo subito, hai fatto bene, insomma, a menzionarlo, perché insomma, il contesto è molto più largo, non è soltanto un contesto criminale, ma c'è anche un contesto politico. Quindi Serafina Battaglia fa imbastire questo processo dei 104, di questo maxi processo. Di Catanzaro? È quello di Catanzaro, esatto. Morale della favola, poi come tutti i processi di allora finiscono con un'assoluzione per tutti quanti. Ma perché non c'era una legislazione antimafia, non esisteva? No, ma c'era anche una scarsa attenzione della procura e dei magistrati in generale, i quali chiaramente, insomma, pensavano che combattere la mafia era troppo pericoloso e che metteva la loro vita troppo a repentaglio. Sempre in virtù di queste indagini che facevano, insomma, senza sosta, da soli, con la carta carbone, perché non c'erano i computer, perché mancavano tutte le attrezzature possibili e immaginabili. Non c'era la tecnologia all'epoca, la non tecnologia all'epoca. Imbastiscono un altro processo ancora nei confronti dei corleonesi. Questo processo viene, quindi Riggio, Provenzano, Rina, viene poi celebrato a Bari e anche lì vengono tutti quanti assolti per insufficienza di prove. Tu dicevi giustamente... Rina però becca una piccola condanna che lo farà diventare latitante. A quel momento in poi Rina è latitante, capo di Cosa Nostra. La piccola condanna di Rina è perché aveva una patente falsa. Cioè, Rina con tutti i diritti... Il modello Al Capone americano. Appunto, perfetto. Allora, andiamo al contesto sociale e politico che tu giustamente hai menzionato. Com'era Palermo in quel momento? Quindi Palermo aveva avuto una mutazione genetica per quanto riguarda la mafia, perché la mafia del feudo, delle campagne, dei baroni. Dobbiamo fare un piccolo salto indietro, perché questa mutazione avviene nel 57 con la famosa riunione prima di Appalachin e poi all'Hotel delle Palme, riunione organizzata da Gio Bonanno e da Chiluciano. Benissimo. Là diventa la mafia imprenditrice. Allora, diciamo che questa mafia, che era stata, insomma, bene o male, aveva rialzato la testa grazie all'Achille Luciano, che ha fatto il patto con gli americani, che era venuto a Palermo a convincere questi mafiosi a appoggiare lo sbarco degli alleati, vede, come dicevo prima, come uomo d'ordine l'Achille Luciano. L'Achille Luciano viene poi mandato in Italia, cioè viene liberato dagli americani, insomma, perché la pena che doveva scontare gli viene abbonata, e viene rispedito in Italia assieme ad altri 65 boss come indesiderabili, cioè lasciano l'America e vengono a inquinare l'Italia. Nel frattempo, ricordate, la mafia aveva fatto un passaggio epocale e da mafia del feudo era diventata mafia della città, quindi urbanizzata, con il controllo sui mercati, su tutte le terre alimentari, su tutta l'edilizia, su tutto quello che concerneva business, anche chi vendeva la calia e simenza doveva pagare, insomma, come accade pure adesso. Accade che chiaramente c'è un grande affare che nel momento, insomma, sta sorgendo, che è quello della droga, è quello che farà diventare la mafia ormai, insomma, imbattibile dal punto di vista economico e anche, diciamo, dal punto di vista criminale, perché, insomma, cioè, grazie a questi proventi ormai la mafia diventa potentissima ed è la mafia della droga. Per questo motivo viene dall'America Gio Bonanno. Gio Bonanno fa una riunione all'Hotel delle Palme per 3 giorni, convince i mafiosi che il grande affare ormai, insomma, cioè, è quello della droga, e addirittura una chicca che ti voglio dire, fa in modo che con Lucky Luciano decidano di aprire una confetteria a Piazza San Francesco di Paola, dove praticamente che facevano? Dentro confetti imbottiti, mentre al posto della mandorla mettevano una piccola dose di droga. Se non sbaglio, la Chiluciano mise le mani anche su una grossa compagnia farmaceutica. Lasciamo perdere, non citiamo il nome perché poi magari schiviamo le querele, però sappiamo che una delle più importanti compagnie farmaceutiche italiane finì. Questo ci dimostra oggi che gli interessi di Cosa Nostra spesso
tracimano dalla Sicilia e finiscono anche nel grande, come dire, business nazionale, le grandi, quando si dice la mafia è quotata in borsa, no? Cioè è una storia che sappiamo, conosciamo da 60 anni. E ti dirò di più, Piero, come tu sai, fondano addirittura una banca. Fondano una banca, c'erano già le banche che comunque fungevano, insomma, ma noi stiamo parlando della Banca Rasini per caso? C'era la Banca Rasini, ma c'era anche una certa banca popolare cosiddetta di Palermo, che era una banca, insomma, che tutto sommato aveva, insomma, come posso dire, insomma, delle operazioni non molto chiare, ma nessuno mai ci metteva il becco. Insomma, si chiamava questa Banca Popolare, di Palermo. Non esiste più, ovviamente. No, non è stata abolita. Però io ricordo che Sindona, in un libro che fece di suo autobiografico, raccontò che il riciclaggio della mafia avveniva attraverso Banco Sicilia e Cassa del Risparmio. È chiaro che non vogliamo criminalizzare nessuno, intendiamoci, insomma, cioè non è che, insomma, queste banche erano banche di chiara marca mafiosa, però c'erano delle infiltrazioni perché queste banche sono sempre state controllate dagli uomini politici. Andiamo alla politica. Chi erano i dominatori di Palermo in quel momento? Era il trio famoso Gioia, Lima e Ciancimino. Gioia, per quanto riguarda, insomma, i suoi rapporti, all'epoca era fanfaniano, Fanfani segretario della Democrazia Cristiana. Lima diventa giovanissimo sindaco di Palermo, Ciancimino assessore ai lavori pubblici, questi tre signori, unitamente ai cugini Salvo, che poi, insomma, erano allenati con Lima, i signori del 10%, che erano i padroni delle esattorie. Gli aggi sulla riscossione. L'aggio più alto d'Italia. Mentre in tutta Italia era il 3,5%, a Palermo il loro aggio era il 10%. Non solo, ma addirittura avevano la possibilità di tenere in deposito le somme recuperate per 2 mesi, quindi fruttavano interessi su interessi e chiaramente poi li elargivano. Allora, questi tre signori, quando mettono mano, insomma, alla politica, quindi al dominio del comune di Palermo, insomma, delle strutture politiche, e fanno sì che possa nascere il famoso sacco di Palermo. Che succede? Altro non era che il riciclaggio dei proventi al narcotraffico gettato sul territorio, al di là degli aspetti ambientali e urbanistici, no? Con l'acquisizione di terreni che diventavano aree edificabili, terreni comprati per 4 soldi, diventavano aree edificabili e li buttavano a terra. Lì però io vedo anche una complicità della borghesia palermitana, perché ovviamente se tu non avessi voluto vendere i terreni o le palazzine liberte, non le avresti vendute, nessuno ti poteva obbligare. Queste ville, ormai dai tempi del Gattopardo, erano ville inutilizzate perché questi baroni, tutti questi nobili, questi altri borghesi che sono il ventriloquo della mafia, non ci andavano più, lo dico, non tutti quanti per carità, ma insomma alcuni di questi. E quindi cosa facevano? Siccome i mafiosi gliele pagavano in maniera molto, molto congrua, allora loro li vendevano, buttavano a terra tutte queste ville del Basile, favolose, bellissime. E quindi, insomma, nascevano dal giorno alla notte. La Villa dell'Irella fu abbattuta in una sola notte. Nascevano questi palazzi, questi casermoni che venivano venduti poi a peso d'oro. Peraltro con la complicità palermitani, perché io credo che tutti noi palermitani oggi abitiamo in appartamenti che sono, come dire, il residuo di quella porzione storica. Quindi c'è una complicità, abbiamo chiuso gli occhi, la città ha chiuso gli occhi di fronte a questo fenomeno. La borghesia palermitana, insomma, c'è la classe politica in assoluto, insomma, c'è. Tra l'altro è divertentissimo. Ciancimino viveva in Viasciuti, uno dei posti centrali di Palermo, a 100 metri dalla casa di magistrati, molti magistrati giocavano a carte con Ciancimino, cioè con Lima, giocavano a carte, insomma, c'erano procuratori, insomma, che erano molto vicini. Ma tu, diciamo, ora, diciamo, in questi minuti... L'ultima cosa, però sta finendo il tempo e devo fare una domanda importante. No, ma è una cosa importante. Il 90% delle licenze edilizie venivano assegnate a un muratore, un vettore di carbonella e un guardiano di cantiere. Quindi figuratevi chi erano, insomma, con i quali erano i concessionari. Però nomi e cognomi dei grandi costruttori edili li sappiamo, perché poi sono Vassallo, passati, Moncada, insomma. Questi hanno distribuito case a chi che sia, case a magistrati, a uomini delle istituzioni. Hanno dato case, insomma, cioè pure come si vuol dire, tra virgolette. Allora, questo, diciamo, però, io ti devo a questo porci. Punto fermare, perché tu hai sei, come si dice, un erudito della storia della mafia, perché l'hai vissuta sulla tua pelle e ne hai fatto passione di vita. Però c'è un aspetto che, diciamo, si tende sempre a sottovalutare, ovvero il contesto geopolitico in cui sono maturate quelle stragi degli anni 60, la storia delle autobombe del 62 che poi portarono allo scioglimento della Commissione Cosa Nostra, ci racconterà Buscetta qualche anno dopo. Qualche mese fa... devo formulare la domanda, perché è l'ultima domanda che ti posso fare, che stiamo finendo. Qualche mese fa un giornalista americano, Philip Seymour Hersh, ha raccontato... È un giornalista, un premio Pulitzer, un personaggio... Un personaggio affidabilissimo. Ha raccontato una storia che a me ha fatto ghiacciare il sangue nelle vene. Ha detto, ragazzi, la prima guerra di mafia, cioè quello di cui stiamo parlando, quindi la strage di Ciaculli è l'episodio, come dire, culmine di quella prima guerra di mafia, in realtà
è stata una manovra della CIA perché la mafia siciliana stava diventando troppo forte nella gestione del narcotraffico e allora il governo americano e il Dipartimento di Stato, su mandato del presidente Kennedy, cioè scrive così Philip Seymour Hersh, io sto riportando i fatti. Abbiamo il link che è tutto consultabile facilmente. Esatto. La guerra di mafia venne scatenata da agenti infiltrati della CIA e tra gli agenti infiltrati della CIA Seymour Hersh cita è l'ex sindaco di Palermo Salvo Lima. Ma secondo te è verosimile questa ricostruzione? Per me è al 100% verosimile, anzi è orocolato. Salvo Lima a sua volta a chi faceva riferimento? Perché Salvo Lima nasce prima come Mattarelliano assieme a Ciancimino, poi si tramuta in Fanfaniano, perché quando Fanfani prende il comando, il possesso della Democrazia Cristiana, diventa segretario e poi diventa improvvisamente Andreottiano. Il fatto stesso che Lima fosse agente della CIA, come dice appunto insomma, c'è questo famoso giornalista. Ho fatto una piccola ricerca in questi mesi, mi sembra di poter dire che ci sono parenti Salvo Lima, ancora oggi viventi, che sono trasferiti negli Stati Uniti e lì lavorano in ospedali, strutture burocratiche, quindi come dire, una sorta di donazione storica temporale esiste ancora. E c'è un altro personaggio che bisogna menzionare, che è Tommaso Buscetta. Perché Tommaso Buscetta? Perché Tommaso Buscetta, che nasce con la Barbera come esponente mafioso, e quando vede che la Barbera perdono del Reno insomma, si allea con i Greco, a sua volta insomma, Buscetta possibilmente è il mandante assieme a Cavataio con cui fece Lega, che era un altro pazzo, è il mandante reale della strage di Ciaculli. Quindi il Buscetta, che probabilmente sarà stato pure uomo della CIA, a sua volta legato con Salvo Lima, perché racconta Alfio Caruso nel suo libro che Tommaso Buscetta è quello che quando Lima va per la prima volta in America gli fa una lettera di accredito presso Cosa Nostra americana. Quindi vuol dire che erano abbastanza insomma, legati. Alla fine potremmo anche sostenere che la mafia sostanzialmente non è che una sovrastruttura esterna agli apparati di intelligenza stranieri, e questo ce lo racconta sia lo sbarco alleato che tutto il susseguirsi delle vicende storiche nel nostro territorio. Allora, una volta, e forse è il caso di concludere, visto che il tempo ormai è finito, un capo della polizia mi disse, parlando a quattro occhi, dice: guardi, io se le dico una cosa che sicuramente insomma, cioè lei magari già la sapeva, l'ha intuita, in Italia hanno agito e agiscono forze interne e forze esterne che hanno usato la mafia come copertura. Io credo che è più chiaro di così. Ma guarda, io non voglio leggerti il pensiero, ma penso che tu stia riportando il pensiero al dottor Vincenzo Parisi. Esattamente. In un colloquio, insomma, cioè, che avevamo questo è fatto occhi, episodio storico. Mi volle dire questa cosa senza fare nome, senza fare. Però lei capirà. Perfetto. Allora il tempo si è concluso, abbiamo scoperto ancora una volta, abbiamo ribadito ancora una volta che noi siamo un paese a sovranità limitata. Io, come dire, non posso fare altro che ringraziare Carmine Mancuso. E per chi è a Palermo, vorrei ricordare a tutti che venerdì 30 giugno alle 17.30 a Piazza Bagnasco, il senatore Carmine Mancuso insieme a Ciccio Ammordino, Francesca Mordino, Ciccio Accordino, capo dell'omicidio, farà come dire un convegno, no, e anche Piero Messina, e il regista Pasquale Scimeca, un convegno sul punto su questo come dire, episodio dimenticato, la strage di Ciaculli del 30 giugno 1963. Speriamo di non avervi turbato eccessivamente, ma insomma le storie racconte Carmine non sono mai delle storie gratuite, ma sono delle storie che assomigliano a delle spy story e dei film dell'orrore. Ringrazio ancora una volta il mio amico Carmine Mancuso. Io ringrazio a voi. E a tutti voi una serena serata e un arrivederci a Talk Sicilia.